Io ho avuto la fortuna di vivere a San Francisco nella prima rivoluzione di internet, al passaggio del millennio, quando la chiamavamo la New Economy. E ora ci torno, ritorno sui miei passi, a visitare quella trasformazione un po' terrificante che è accaduta alla rete. Quelle che erano delle start-up innovative, ma anche animate da uno spirito libertario, sono diventati dei mostri. Apple che sfrutta gli operai cinesi, Google che invade la nostra privacy, Facebook che deforma il concetto di amicizia, Twitter che ci ha illuso di essere uno strumento democratico nelle primavere arabe ed è diventata anche quello una forma di rumore di fondo quasi ossessivo nelle nostre vite quotidiane. E vi racconto proprio questo, la rete padrona, padrona delle nostre vite, padrona di interi pezzi del capitalismo moderno e padrona soprattutto, la cosa più grave, del nostro futuro. Thank you.